Io ogni volta guardo Franchinano prima dei live e gli dico, cazzo, come quelli veri. Vedo la gente, vedo che è tanta, e dico, cazzo, mi sa che stiamo entrando in quella roba lì che sognavamo una volta, no? Ma io sono ancora un principiante, se non volessi bene, sto ancora imparando. Una volta, quando iniziavo a fare il rapper, dovevo spaccare il culo agli altri, no? E quindi, tipo, dovevo avere le più skills degli altri, per forza, se no non ero felice. Sto scoprendo nuovi lati del rap, per fortuna, che mi riappassionano come se fosse all'inizio, no? La gente mi dice, oh, sei super rispettato, ma in realtà non so quanto. Io tipo, mi faccio i cazzi miei, faccio la musica. Ma allora, io ho iniziato a rappare a 15 anni, quindi è 13 anni fa. Ho iniziato a fare freestyle. E con degli amici alle scuole medie. Inizialmente mi ricordo che il primo beat su cui ho fatto le mie prime rime è stato Volo by Night, Ghino che sciocca. E ho iniziato a allenarmi, diciamo che ho iniziato a improvvisare. Poi dopo, subito dopo, mi sono avvicinato alla scrittura grazie a un amico che mi ha illuminato su Unlimited Struggle. Su Stock Mad Buddy e Mistaman specialmente. E ricordo che ero nel bagno in casa mia, stavo fumando una sigaretta alla finestra e ho sentito 100 barre di Mistaman. E a me sembrava una cosa totalmente geniale, questa di Mistaman, con tutti questi giochi di parole, metriche, poi 100 barre, cioè è un pezzo abbastanza assurdo, lungo ma intenso, dove ogni barra cita delle cose anche scientifiche, quindi usava anche degli argomenti molto, cioè un po' fuori, no, dal rap solito. E questa roba nerd mi ha mandato fuori di testa e ho cominciato a ragionare, ma scusa, ma è impossibile, cioè l'ha fatto un essere umano, non l'ha fatto un alieno, no? E quindi in qualche modo ci si arriva lì, in qualche modo si può fare. E quindi mi sono fissato in testa che dovevo farlo anch'io. Sì, però all'inizio io, anzi, ci ho voluto tanto prima che ci fossero le prime produzioni. Anzi, io il primo mixtape l'ho fatto con Funky Nano, come Poche Spanne. Erano praticamente, a parte due beat, erano tutti presi da YouTube. Infatti era abbastanza illegal, smazzavamo per strada. E sì, poi dopo col tempo, sai, conoscendo gente anche nell'ambiente, pian piano conosci anche beatmaker, ci fai amicizia e lì cominciano i primi beat dagli amici. Allora, il primo mixtape che abbiamo fatto, che si chiama Spannati Mixtape, l'ho stampato io a casa su CD, e i miei genitori mi aiutavano a stampare le copertine quando tipo io ero a scuola. Tornavo, c'era una fila di copertine già tutte tagliate, stampate a casa noi, infatti li ringrazio ancora. E poi li smazzavo in giro, c'era ancora il macello, l'ex macello. E abbiamo fatto anche la presentazione allo studio Focce di Lugano. Mi ricordo che ne avevamo venduti tipo 80, eravamo esterrefatti da questo record. E sì, spazzavamo solo per strada e poi mi sembra che ne ho spediti alcuni. Poi dopo ho smesso, chiaramente dovevo stampare sempre io. Ma poi li ho stampati anche per un po', devo dire. Però dopo un po', sai, le cose si fanno un po' più serie. E questo se di farlo. Però ci sta, c'è chi ha proprio il CD che è bianco, io ci ho proprio scritto sopra, non c'è niente di ufficiale. Io non capisco mai quando si fanno più serie le cose, in realtà, no? Io ogni volta guardo Franchinano prima dei live e gli dico, cazzo, come quelli veri. Vedo la gente, vedo che è tanta e dico, cazzo, mi sa che stiamo entrando in quella roba lì che sognavamo una volta, no? E io penso che le cose si siano concretizzate molto, siano diventate più serie nel 2014, perché è uscito il contest di Macete, che si chiamava Join the Crew. E si poteva partecipare a un contest online. A quei tempi lì, nel 2014-2013, c'erano un sacco, ma un sacco di contest online. E io partecipavo sempre, perché erano le prime volte che mi esponevo, i primi anni che mi esponevo, e la trovavo. Trovavo un modo veramente efficace per farsi sentire in giro, no?
soprattutto con la stessa gente, cioè con la gente dello stesso ambiente. E quindi partecipavo a tutti i contest. E alla fine è uscito anche questo qua di Macete, che era bello grosso. Mi ricordo partecipavano un sacco di rapper, veramente tanti. Anche proprio io, ricordo che c'erano rapper di cui ero proprio fan, che partecipavo e dicevo, cazzo, questa roba fa è enorme, no? Stai partecipando tutta l'Italia. All'inizio non volevo manco partecipare, appunto perché c'era un'affluenza fuori di testa. Poi un giorno, mi sembra addirittura l'ultimo giorno in cui si poteva partecipare, avevo casa libera. E niente, mi sono messo a provare a fare un po' di cose e ho buttato giù il testo. E ho provato, ho fatto il video, ho detto, boh, tanto non ho niente da perdere. E niente, alla fine mi scrive Slight e mi dice, guarda che hai vinto. E lì devo dire che la visibilità è aumentata esponenzialmente, ho cominciato a suonare abbastanza regolarmente anche in Italia. E lì dopo, niente, siamo andati. Sì, devo dire che il Join the Crew mi ha tipo dato quella fiducia in me stesso, quel minimo per dire, ok, no, forse qualcosa di speciale ce l'ho, no? Visto che appunto l'ultimo giorno, poi ho detto, ma tanto non ho niente da perdere, lo mando. E poi vedevo che tipo stava esplodendo a livello di views e cioè figo. E sì, beh, secondo me io in realtà mi sono anche un po' spaventato della cosa, cioè me la sono presa anche un po' comoda, nel senso l'ho vinto, ho fatto le mie robe, ho fatto delle canzoni dopo, però tipo ecco, non mi ha svegliato in modo tale da dire ok, forse potrei trasformarlo in un lavoro. Non è come il giorno d'oggi, che i ragazzini di 17 anni fanno un botto di roba e poi riescono, ce la fanno, diventano pure famosi, forti, perché si allenano un botto, perché sono mega produttivi, hanno mega tanta testa, cioè è assurdo come stanno cambiando le cose. Io a 17 anni ero un bambino, anzi anche a 20 ero un bambino, io ho vinto il Join the Crew a 20 anni, ero ancora un bambino e non avevo questo spirito di, come dire, non vedevo che fosse possibile trasformarlo in un lavoro così facilmente. Magari nel 2014 non era neanche così facile come adesso, forse, non lo so. Però ecco, io invidio un po', in modo sano ovviamente, l'intraprendenza dei giovani del giorno d'oggi, perché io avrei dovuto avere la stessa attitude quando ho vinto il Join the Crew, perché se l'avessi avuta probabilmente in questo momento magari sarei in un altro punto della mia carriera, magari sarei un po' più, vogliamo chiamarlo, in alto, sarei un po' più in alto. E invece no, io sono stato un cazzone per la maggior parte della mia vita e non ho realizzato, ho fatto, diciamo che l'ho sempre fatto con passione, non ho mai sentito la pressione di doverlo fare sempre, no? Era una cosa che mi usciva naturalmente quando dovevo uscire e non mi piaceva forzarlo. E quindi niente, diciamo che quell'evento lì mi ha dato un po' di fiducia in me stesso, ma non mi ha fatto fare quel click lì, me ne hanno fatto fare altre cose. Il mio ultimo disco Over è nato da un trauma, principalmente è nato da un shock, perché mi sono messo con una tipa che poi ho scoperto essere completamente fuori di testa, una tipa che mi ha ingannato e che mi ha sfruttato e manipolato per tutto il tempo stati assieme e mi ha mentito su tutto. E questa cosa qua mi ha scosso molto, perché era la prima volta che ero veramente innamorato, che poi alla fine dei conti in realtà non so se ero innamorato o sottone, non so se innamorato o dipendente affettivo che ha bisogno di coprire un buco, però diciamo che ero molto coinvolto, molto molto coinvolto, ed era la prima volta che lo sentivo così forte, un po' per colpa merito suo, un po' perché ci ho messo io. E quindi lo shock di scoprire tutte queste fandonie, diciamo, è stato molto forte. E devo dire che mi ha creato molto dolore, che che sono più o meno riuscito a trasformare in qualcosa di positivo, nel senso che il dolore secondo me ti cambia, ti cambia, e se lo sfrutti bene ti cambia in positivo, ti rende più forte, ti rende anche molto più attento. Io dopo questa esperienza qua ho un radar molto più acceso a 360 gradi proprio nella vita, anche proprio a livello di rispetto, di fiducia, tutte queste cose
questi valori qua si sono fortificati dopo questa esperienza e mi hanno fatto crescere molto in poco tempo, anche perché oltre a questa cosa qui, questo evento, sono successe altre cose che mi hanno fatto molto male, tutte abbastanza condensate. E quindi diciamo che è stato un bel pugno in faccia, mi ha fatto uscire un po' dalla mia bolla e mi ha svegliato, mi ha fatto ragionare, mi ha fatto dire ok, qua ci dobbiamo svegliare e lavorare su se stessi, e da lì poi è nato il disco Overt. E infatti io devo dire che lo scritto del disco è uscito in veramente poco rispetto ai miei standard. Io, almeno dal mio pubblico, sono famoso per metterci tantissimo. Invece per Overt ci ho messo 3 mesi al massimo di scritto. Poi dopo ritornelli, adattare le rime, bla bla bla, quello ci ho voluto un po' di più. Però devo dire che mi è uscito praticamente subito quasi tutto, perché avevo una lucidità estrema, la rabbia mi ha dato una lucidità fuori di testa che non ho mai avuto, e quindi mi ha permesso di essere molto chiaro, diretto e veloce, ma senza forzarlo, proprio veloce e naturalmente. E diciamo che è un viaggio dove ho cominciato a essere più onesto con me stesso, dove mi ignoro molto di meno, anzi cerco di non ignorarmi, perché mi sono sempre ignorato quello che sentivo io, no? E poi ho scoperto che è la cosa fondamentale per stare bene, che scoperta. E affronto proprio queste tematiche qua nel disco, e devo dire che mi hanno aiutato tantissimo. Cioè poi io sono cresciuto, devo dire, contemporaneamente, mentre scrivevo il disco crescevo anche come persona, e questa cosa qua ha matchato alla perfezione. E quindi sì, devo dire che questo disco qua è molto più maturo del precedente, e mi piace, ci sta, è molto più consapevole. E cioè ho cercato di usare la musica per quello che deve essere usata, quindi non solo i trick e hip hop e yo, ma anche trasmettere qualcosa, che poi alla fine è la cosa che ti ripaga di più, no? Allora, per Overt io ho scelto un mio disegno di quando avevo 3 anni, che in realtà è sempre stato nel mio corridoio di casa. L'ho sempre visto, ogni volta, ogni giorno, più volte, perché ogni volta che scendevo le scale c'era. È un disegno che ho fatto a 3 anni, che i miei hanno tenuto, che mia madre ha appeso. Infatti c'è scritto anche sul disegno proprio originale, c'è scritto Mattia 97, ottobre 97. L'ho sempre un po' ignorato, cioè sai quelle cose che hai in casa che non ci fai più caso perché le hai in casa, e quindi è un po' come se vai col pilota automatico, no? Non ti fermi più a guardare le cose che vedi sempre. E niente, io l'estate scorsa ho guardato e ho detto io questo disegno qua io lo devo usare come copertina, e l'ho scelto perché è come se rappresentasse al 100% l'onestà e la purezza proprio dell'essere bambino, quindi di me stesso, proprio di me. Perché io ho scelto, io volevo essere sincero al 100%, volevo fare un disco puro dove mi racconto al 100%, dove non dico stronzate, dove dico la verità soprattutto, no? Che era la cosa più importante. E mi sembrava la cosa più pura che io potessi offrire di me. Tutti i beat che ho scelto dovevano matchare con l'arancione e con la copertina. Quindi io ogni beat mi mettevo il disegno davanti e dicevo matcho con la copertina? Se sì, ok, se no non è il disco giusto. E mi è piaciuto fare proprio un lavoro a 360 gradi su tutto. Colori, modalità di espressione, no? Inoltre la copertina l'ho scelta così, proprio questo disegno, perché non so, io ho pensato che potesse essere magari una proiezione di me stesso mentre disegnavo, non lo so, io non mi ricordo, magari no, magari stavo disegnando, che ne so, c'era un cartone animato e l'ho copiato, non ne ho idea. Però probabilmente c'è un po' del mio, no? Vabbè, sta di fatto che c'è questa faccia che sorride, che ha il sorriso fino a qua, però il sorriso un po' storto e gli occhi
non sorridono tanto quanto il sorriso, ma hanno un po' di malinconia, un po' di disperazione, no? Che è un po' che sono due sentimenti contrastanti, cioè il sorriso e la malinconia, che mi hanno sempre un po' accompagnato insieme a braccetto. E quindi mi rappresentava totalmente. E quindi l'ho scelta. Anzi, ti racconto una cosa che mi fa ridere. Praticamente io dovevo annunciare il disco. Non mi ricordo se era che dovevo uscire. Mi sembra che dovevo uscire a mezzanotte. Ero a casa, mi sono detto: dai, adesso mi faccio proprio un selfie, non metto quelle foto lì preimpostate che fai in studio. Che ho fatto un disco super sincero, super onesto. Adesso non è che, cioè, devo fare tutto il professionale, ma vaffanculo, mi faccio un selfie a casa dei miei e lo butto fuori, che è la cosa più onesta che posso fare. E mi ricordo che Franchinano mi scrive e mi fa: ma cazzo, fra, la faccia che tu hai fatto nel selfie è identica alla copertina. Quindi ci ho raggiunto proprio il 100% della coerenza di questo progetto. Perché effettivamente lui mi fa: cazzo, sei tu, sei proprio tu, anche in copertina. Quindi niente, mi fa piacere di aver azzeccato proprio. Anzi, mi fa piacere che sia stato capito, almeno da lui. La musica è, penso, la cosa che prendo più seriamente nella mia vita. E quindi volevo fare qualcosa di figo, che girasse un po' di più e con artisti che io stimo, con artisti che mi stimano, ovviamente. E quindi, beh, con Guè ci siamo conosciuti praticamente subito dopo l'uscita di Riproduzione Vietata, perché lui aveva apprezzato il disco e mi aveva invitato a casa sua e niente, abbiamo fatto serata fino alle 6 di mattina, fuori di testa. E niente, abbiamo parlato di tutto di più, di pop, di gruppi. È stato molto figo. E lì è nata l'idea di un pezzo. E poi dopo abbiamo parlato tanto anche di Griselda. E contemporaneamente, perché era un periodo dove io ascoltavo tanto Griselda, devo dire. Era un po', c'è stato un po' quel boom, almeno in Italia, intendo tra i fan, non per la massa, intendo proprio per i fan del rap. E quindi, sai, tutti i miei amici o comunque addetti ai lavori se li ascoltavano. E quindi tipo Sick Bad, anche lui super sotto per Griselda. E mi manda questo beat ferocissimo. Io dico: cazzo, ma quasi quasi ci faccio il pezzo con Guè. Cioè, non avevo voglia di fare quelle robe, sai, dove chiami Guè, fai la hit e la hit gira ovunque e sfrutti Guè e per una roba che poi gira e che, cioè, non so come dire. Mi piaceva fare qualcosa. Perché io parlando con lui mi sono reso conto che lui è ancora un entusiasta del genere e che vuole rappare, quando c'è il bittone lui vuole rappare, no? E ho detto: cazzo, voglio fare una roba così con lui, sarebbe figo. E niente, c'avevo sto beat qua, c'ho scritto, gliel'ho mandato, lui è piaciuto e l'ha scritta spontaneamente, cioè è nato molto spontaneamente. Sono felicissimo di questa collab, super fiero, anzi finché non l'ho vista nel mio telefono non ci credevo. Poi dopo un mese che l'ascoltavo ho cominciato a crederci. E super, veramente. L'ho messa all'inizio, proprio per flexare, ho detto: dai, vaffanculo, raga, guardate con chi sono. Con Silent Pop ci conosciamo da un po' di anni, abbiamo fatto anche dei tour insieme, che eravamo in etichetta insieme, tra l'altro. E l'anno scorso, beh, era un po' di tempo che mi frullava in testa l'idea di collaborare con lui. Gliel'ho buttata lì a un festival dove suonavamo insieme. Lui ha accettato, nel senso mi fa: mandami le robe. E niente, poi sempre Sick Bad mi ha mandato dei beat, tra cui questo qui, di Solipsia, appunto con Silent Bob. E niente, io ero totalmente arrabbiato, ero proprio furioso. Ho scritto questa canzone in pochi, penso che è la canzone che mi è uscita più velocemente della mia vita, l'ho scritta in un giorno. E tra l'altro, piccolo aneddoto, Silent Bob aveva già scritto su quel beat, ma poi l'aveva mollato, a quanto pare. E quindi aveva già, tipo, scritto delle robe registrate anche. Aveva registrato su questa quartina qua, melodica, che non so se mi ricordo male, ma doveva essere il ritornello della sua traccia. Poi alla fine, appunto, non l'ha più usato. Io l'ho usato, ho scritto la strofa, ho scritto il ritornello, gli ho mandato il provino, a lui è piaciuto molto, e lui ci ha aggiunto
praticamente questo pezzo che aveva già scritto, che doveva essere appunto, mi sembra, il ritornello, e in realtà poi l'ha usato come chiusura della sua strofa che dà sul mio ritornello. E è fighissimo perché lui aveva già scritto un po' di tempo prima e mi fa molto piacere perché era una roba sentita sua, no? Night invece, vabbè, c'è un ottimo rapporto tra me e lui. Abbiamo già collaborato nel suo disco, Doom. E solo che io volevo fare una canzone un po' più seria, che raccontasse di più. Perché io ho avuto questo periodo qua dove ho lavorato tanto su me stesso, ho cominciato a stare meglio anche con me stesso, perché ho fatto un gran lavoro, sto ancora facendo. Un po' difficile, alti e bassi, ma ci proviamo. E mi ricordo che io ero al suo tour al Fabric di Milano. E il rapporto che lui aveva col pubblico, le cose che diceva nelle canzoni, erano totalmente in linea col mio mindset di quel momento lì. Il fatto di trattarsi bene, di non trascurarsi. Io mi ricordo che proprio lo diceva, ma fuori dalle canzoni, tra una canzone e l'altra, diceva: ragazzi, non trascuratemi mai, ascoltatevi. È stato veramente bello. Io mi sono sentito completamente in linea. E lì ho deciso che andava fatta una canzone sull'amore verso se stessi, che era un po' la chiusura del cerchio del mio disco, non è per quello che l'ho messa alla fine. E niente, ho fatto la traccia, anche quella mi è uscita abbastanza naturalmente. Anzi, una 8 barre di quella traccia io le stavo scrivendo andando da lui al Fabric. Proprio io ero sul taxi, stavo andando da lui. Ho scritto quelle 8 barre, poi ho messo via il telefono, mi sono fatto la serata al Fabric. E poi dopo è stato tutto un susseguirsi di cose che matchavano, che dicevo: cazzo, ma no, io devo andare in questa direzione qua. Sai quando si allineano i miei pianeti, no? E infatti poi lui è stato entusiasta del pezzo e l'ha scritto volentieri. E sono felice che questi tre featuring siano stati spontanei, voluti e non pagati. Allora, devo dire la mia su come volersi bene. Uff. Ma io sono ancora un principiante sul volersi bene, sto ancora imparando. Però è anche tanto allenamento, secondo me, non basta pensarlo. Non basta pensarlo, bisogna anche farlo. E se non si è abituati a farlo, bisogna impegnarsi a entrare dentro quel loop, entrare dentro quell'abitudine di volersi bene. Non è facile, quando il cervello non è abituato a fare una cosa, gliela devi insegnare, devi farla da capo. Più invecchi, più difficile farlo. E quindi se non si è abituati a stare bene, all'inizio è difficilissimo. Anzi, se sei abituato a odiarti, o a essere insicuro forever, since ever, è molto difficile. Quindi ci vuole tanto impegno. Devi volerlo, devi avere la visione di voler stare bene. Non è evidente. A me mi ha svegliato questo evento qua traumatico. Non so se sei riuscito prima. Forse mi serviva un evento traumatico per svegliarmi e dirmi: ok, no, forse devo fare qualcosa anche su me stesso, perché è complice comunque dell'evento che era andato male appunto con questa ragazza. Serve tanta costanza che io purtroppo non ho, però anche quella va imparata, secondo me. Tanta costanza, tanta dedizione, non bisogna mollare. Poi c'è chi riesce più facilmente, c'è chi riesce meno facilmente, c'è chi ha più mostri nella testa che deve gestire, quindi spoiler, io. E quindi, beh, a volte è veramente difficile. Però si balla, nel senso, questa qua è la vita, no? Però ecco, se poi dopo più stai focus sullo stare bene, su concentrarti a farti del bene e poi parlarti bene, perché anche quella è la cosa, secondo me, fondamentale. Non basta farsi del bene, bisogna anche proprio congratularsi, secondo me, con se stessi, dire bravo. Cioè, facile dire: ah, oh, che coglione, ho sbagliato l'uscita dell'autostrada, lo fanno tutti. Però ogni volta che ti dici che sei un coglione, il tuo inconscio registra che sei un coglione. Quindi non so che deal sia.
continuare a dirsi ah, che coglione, ho sbagliato, no? Ma lo dici poi senza peso. Però se poi fai 30 anni e dirti che sei un coglione, ti autoconvinci che sei un coglione. Quante persone si dicono, no? Bravo, hai spaccato. Sicuramente è molto meno frequente che dirsi ah, che coglione, ho fatto questo. Solo che magari il bravo è più serio, no? Quando te lo dici. Forse magari è per quello che c'è questa differenza, questo non so, non dirselo, questa abitudine a non dirselo. Però io devo dire che quando me lo dico sento proprio che cambia qualcosa dentro di me. Quando spacco, amico, ho spaccato. Mi serve, sento, io poi il giorno dopo mi sveglio e mi sento più utile al mondo, mi sento che sono qua per un motivo. Secondo me è fondamentale da non sottovalutare questa cosa, perché tante persone appunto si parlano in un modo che poi si riversa veramente sulla tua personalità e viene un po' preso sotto gamba, però in realtà secondo me è importante. Allora, Sciocca mi ha chiamato, cioè mi manda un messaggio, ieri in hangover col mio coinquilino, dopo Carnevale, che in Svizzera Carnevale è sentitissimo, raga, in Svizzera Carnevale è tipo Rio. E quindi si deve fare tutta la settimana. E niente, ero totalmente in hangover in cucina con il mio coinquilino. Non mi ricordo, stavamo cucinando. Boh. Mi scrive Sciocca, mi fa B, vuoi essere il mio disco? Mi manda il beat. Una follia, cioè una follia. Mi sono fatto un paio di pianti. Mi ricordo che ho cominciato a scriverla subito, proprio seduta a stante. E in poche ore ce l'avevo. E c'era anche il mio coinquilino con me, proprio, cioè ho condiviso l'entusiasmo con lui, lui anche era gasato as fuck, cioè, perché anche lui conosce tutta la storia dell'hip hop italiano, almeno gran parte, comunque è sul pezzo. E è stato super figo. Cioè, beh, per me è assurdo, per me è assurdo, io ho iniziato a rappare su un beat di Sciocca, ho iniziato con al limite Struggle in generale, con tutti loro, anche Blue Nox. E quindi per me, ma poi dopo 60 Hz, che cioè assurdo, che è tipo la Bibbia. Beh, per me è uno dei traguardi più importanti della mia carriera e cioè, me lo tengo proprio come un tesoro, successo fuori di testa. Fuori di testa. E poi appunto con Gammon, che io ho ascoltato tanto nella mia vita, e con Mosto che spacca un botto, devo dire che non l'ho mai ascoltato tanto, ma l'ho sempre seguito in giro, no? Ho fatto un paio di strofe killer fuori di testa e quindi ero entusiasta di fare il pezzo con lui perché sapevo che anche lui ha incastri, skills, tecniche, è molto forte e connettere con lui, il fatto di connettere con lui mi incuriosiva molto. E infatti, mica quando sento la sua strofa, mica quadruple chiusure, che tipo se non sei uno che si studia le robe non le noti neanche. Io mostro le ho notate tutte. E infatti ero gasatissimo perché, sai, è il mio pane fare gli incastri, io ho iniziato facendo quella roba lì. E quindi, cazzo, secondo me ha fatto una super strofa lui, anche io secondo me ha fatto una super strofa, abbiamo matchato insieme in un modo figo, mi piace molto. Gammon che, vabbè, Gammon. Quindi vabbè, io sono super felice, super fiero di quel pezzo. Me lo tengo stretto. E niente, cioè, come dicevi tu, ho chiuso un cerchio perché io ho iniziato con Unlimited Struggle e a distanza ravvicinata dal mio secondo disco è uscito il disco di Sciocca e è stato assurdo. Poi vabbè, fare tipo il pezzo live al Miami Festival con tutti, cioè praticamente sembrava tipo un museo all'aria aperta, ero con Mad Buddy, Green, Tormento, Inoki, c'erano tutti, cazzo, assurdo. Abbiamo fatto serata io, Funkilano, Mad Bud, è stato incredibile. Fuori di testa. E niente, cioè non c'è poco da dire, in realtà io ero tipo un bambino alle giostre. Incredibile. All'inizio mi sono concentrato solo sugli incastri, no? Sulle liriche, sulle skills, sulle tecniche, sugli extra beat. Poi dopo ho cominciato a crescere, a capire che volevo fare sempre più musica e meno solo hip hop.
E quindi fare la musica significa anche cantare. Poi io ho provato a cantare già dall'inizio, in realtà ho scoperto che mi usciva discretamente. Sono sempre stato fan dei ritornelli cantati, con un certo stile un po'. Che io in realtà non sono mai riuscito a definirlo lo stile che mi piace, delle melodie che mi piacevano. Però ho cercato semplicemente di imitarlo, di farlo, sì, di fare delle robe che assomigliassero un po' a mie. E io trovo che impreziosisca il pezzo e che ti renda anche più forte, perché comunque io ho iniziato anche perché volevo diventare il rapper più forte, perché alla fine il rapper, quell'ego trip lì ce l'ha, no? Quando inizi, almeno una volta, iniziavi a fare il rapper, dovevi spaccare il culo agli altri, no? E quindi tipo dovevo avere le più skills degli altri per forza, se no non ero felice. E quindi niente, ho studiato praticamente tutto quello che si poteva fare. Io, essendo comunque versatile, mi piace fare di tutto, cantare. Poi appunto sto cercando di fare più cose, di non limitarmi a fare solo boom bap o tipo solo quel tipo di trap o drill, sperimentare, raccogliere le skills che ho imparato e usarle in modo intelligente, non solo per fare appunto gli incastri e le punchline, ma per costruire magari un testo dove parlo di robe, ma nel frattempo ne ho chiuse tipo 16. E cazzo ne so, le prime due le rappo, le seconde due le canto, ma magari potevo anche rapparle come le prime due identiche perché avevano la stessa metrica, però oh, che ne so, mi riesce bene cantarle, le canto. Spezza anche il pezzo, no? Rappare e basta, mi è anche un po' stufato. Volevo cantare, ecco sì. Questo, ecco esatto, io in over volevo cantare. Mi sono proprio detto, cazzo, io adesso mi voglio proprio impegnare. Perché io sono tipo super fan anche per esempio di Da Supreme. Per me Da Supreme è un genio. È un genio melodico, un genio, fa tutto, rappa, fa i beat, fa delle melodie che sono così catchy che non ci si crede, cioè così forte. È fuori di testa. C'ho un amico che è super fan anche lui e ogni tanto ci mettiamo lì a dirci, ma quanto cazzo è forte Da Supreme. Anche lui mi ha ispirato tantissimo a livello di genialità di melodia, di catch proprio. E mi ricordo che c'è stato un giorno che mi sono detto, cazzo, ma io devo diventare forte così. Cioè non era più io devo diventare il più forte in castri, io devo diventare il più forte a fare le melodie. Poi, oh, che ci diventi o no, sti cazzi. Però che mi permetta di arrivare a un livello dove i ritornelli che sento mi dico, cazzo, sì, cazzo. E quindi, niente. Sto scoprendo nuovi lati del rap, per fortuna, che mi riappassionano come se fosse all'inizio, no? E la passione, a volte ho paura che finisca o che sia finita. In realtà non è vero. La passione va abbracciata con l'ispirazione e le cose da raccontare. Quando sento che non c'è è perché non ho niente da raccontare. Quando sento che non ho più voglia è perché non ho niente da raccontare. Perché quando ho qualcosa da raccontare è come se tipo aprissi l'armadio, tirassi fuori proprio la valigia, prendete tutte le skills, la rispolvero, la tiro fuori, la apro e dico molto bene. Cosa facciamo oggi? Ma in realtà non so cosa pensa la gente di me. Me lo chiedo spesso, in realtà. Sono curioso anche. Poi dopo, ogni tanto mi capita di incontrare rappers che mi dicono, tipo, grande, mega ti stimo. Io non avevo idea, insomma, non incula nessuno. In realtà, poi dopo, appunto, conoscendo svariati rapper più famosi di me, cioè con una carriera solida, che mi dicevano, no, ti seguo e cioè, queste robe fanno super piacere, però io non ho mai idea di chi e di quanto, è un po' una distorsione forse della realtà che io ho già di mio, però appunto non so mai in realtà quanto. La gente mi dice, oh, sei super rispettato, ma in realtà non so quanto, io tipo, mi faccio i cazzi miei, faccio la musica, se uno si casa. Tipo, se un rapper che io mi ascoltavo si casa a fare un pezzo, io sono un fanboy, cioè io non riesco a mettermi nello stesso livello. Ce la farò mai, secondo me. E forse è la stessa cosa che dicevi tu prima, no? Che mi dicevi che sono alla mano. E grazie, tra l'altro, fa super piacere. Io sono stato educato in un certo modo dalla mia famiglia, per cui sono fatto così. E quindi, poi, tipo,
Gli amici mi dicono: oh, quando diventerai famoso, famoso, però salutami ancora, non tirartene. Gli faccio: guarda che c'ho quasi 30 anni, mi sa che se non è successo fino adesso, secondo me sarà difficile che succeda, no? Io sono fatto così, sarà difficile cambiare. E quindi, tipo, io, cazzo, quando faccio quel featuring lì con Gaemon e Mostro, io sono un fanboy, io ce la faccio a, tipo, atteggiarmi. Per me, tipo... per me è scrivere 3-4 volte sciocca, tu non sai quanto io sia onorato. Cose così. E quindi niente, per tornare, per concludere. È vero che un po' c'era quest'aria un po' tipo underdog, ma è colpa mia perché non mi sono mai impegnato veramente a fare le cose regolarmente, come ti ho detto prima, le facevo quando me le sentivo, che secondo me è la cosa più, cioè, è la cosa che ti fa uscire le cose in modo più puro possibile, non perché non c'è niente di forzato. Non è un lavoro, è una passione che tu fai per stare meglio. E quindi chiaramente le cose secondo me escono molto di più di qualità. Però, appunto, io non ho avuto questa gran costanza che ero un giovane al giorno d'oggi. E quindi, secondo me è per quello che sono stato ta per tanto underdog, no? E mo vediamo di conquistarci un posticino nell'Olimpo della Serie A.